terzo anno che proviamo a sposarci e oggi finalmente ci riusciamo. È diverso tempo che proviamo a realizzare il nostro sogno e riusciremo in questo 2022. Mi piace pensare che questo sia il nostro anno. Ti ricordi qualche giorno fa? Ti ho detto che da qua a breve avrei messo al mondo l'unica persona in grado di farti perdere la testa completamente con un solo sguardo, addirittura il primo sguardo. Il mio cuore oggi esplode di gioia, più che mai. La mia famiglia si completa. Ho un marito unico, un figlio stupendo e tra poco arriverà anche. Oggi la gioia è infinita. Ho cercato di mettere su carta le emozioni che riempono il mio cuore scrivendo una lettera indirizzata proprio a te. Amore di zio, non sai quanto sono felice che tu sia qui oggi e quanto la tua presenza possa rendere tutto questo ancora più speciale. Sai, il matrimonio di mamma e papà doveva essere celebrato 2 anni fa, ma poi per motivi che non sto qui a raccontarti è stato rimandato. Oggi mi rendo conto che tutto questo è stata una benedizione dal cielo, perché così oggi ci sei tu tra noi. Mamma e papà ti hanno desiderato tanto, ma anche io ti ho aspettato tanto, e siamo pronti a circondarti di amore, quel sentimento che tua mamma e tuo papà coltivano tutti i giorni e che ha fatto sì che tu fossi qui tra noi. Sei fortunato perché mamma e papà sono persone straordinarie e sono certo che saranno dei genitori meravigliosi. Ora voglio raccontarti un po' di loro. Tuo papà è la persona migliore che conosca. Sono onorato di essere oggi il suo testimone. Prendi da lui le sue migliori qualità: la purezza, la generosità, la lealtà e il suo ascoltare e mai giudicare. È un uomo di un'intelligenza unica. Sai, amore di zio, il fatto che tuo papà ci sia nella mia vita è la fortuna più grande che mi potesse capitare,
Per me è come un fratello, anzi, togli il come, lui è proprio mio fratello. Ci unisce quel legame indissolubile che io da figlio unico ho sempre immaginato potessero avere solo due fratelli. Ti prometto che io ci sarò sempre per lui, come sono certo che lui ci sarà sempre per me. E ora ti parlo di quella donna straordinaria che è tua mamma, che oggi è anche la sua festa, quindi auguri. Guardala, guardala amore di zio, quanto è bella. Oggi con te in grembo ha una luce che la rende ancora più radiosa. Sai, amore mio, tua mamma ti ha desiderato così tanto che è evidente a chiunque l'amore che la lega a te. Prendi da lei il suo sorriso, la sua vivacità, la sua generosità e l'amore per la vita. È entrata nella vita di tuo papà come un tornado. Ha stravolto la sua quiete dando colore e musica alla sua vita e ora gli darà il dono più grande. Tu sarai l'anello di congiunzione di mamma e papà. Claudia e Gianmarco, siate sempre complici, l'uno il completamento dell'altro. Sappiate scegliere sempre colori vivaci e brillanti per completare questo meraviglioso disegno della vostra vita. Buona vita a tutti e tre. Bravo! Da giorni che penso e ripenso a cosa dire e sintetizzare il tutto è davvero un gran problema, però ci ho provato. Non sono tanti gli anni che ci conosciamo, ma ne sono bastati davvero pochi. Per capire che persona meravigliosa sei. Non li guarda il foglio. Per capire che persona meravigliosa sei, indispensabile per la mia vita e per amarti follemente. Non riuscirei mai a fare a meno di te, del nostro legame, delle nostre risate, delle nostre chiacchierate e di tutti i tuoi insulti. Non potrei proprio mai farne a meno. Questo giorno solo noi sappiamo quanto è stato atteso e quanto è stato desiderato. E finalmente è arrivato, perché diciamocela tutta, un po' lo sento anche mio questo giorno. Non dimenticherò mai l'emozione di averti vista per la prima volta in abito bianco. Rimarrà per sempre nella mia mente. Non dimenticherò mai l'aver condiviso con te tante scelte importanti, anche scelte che riguardano questo giorno. Non dimenticherò i pianti, le delusioni sempre ben nascoste perché noi le reggiamo sempre molto bene, dei vari problemi che vi hanno portato a rimandare fino a oggi. Ma adesso vederti così, bella da togliere il fiato e con in grembo la gioia più grande, che si potesse desiderare. Credo che nulla venga a caso e che oggi sia proprio il giorno giusto perché è la tua festa, amore mio. Mi impressiona ogni giorno il modo in cui riesci ad essere perfetta, impeccabile. Una donna, una mamma, una moglie meravigliosa. A volte un po' stronza e ingestibile, però quanto sei fortunato, Gianni, tanto, proprio tanto. Siete per me l'esempio di un amore vero, lottato, reale, condiviso contro tutto e tutti, che con i suoi alti e bassi è lì. Forte e solido, oggi ancora di più. Vi auguro tutto il meglio che si possa desiderare, ragazzi, perché ve lo meritate davvero tutto e non è una frase così per dire. E oggi è semplicemente un'ulteriore conferma di quanto belli siete insieme.
Ma il vero senso di tutto, il regalo più bello che avreste potuto farvi oggi, è lì, è lì. È lì dentro e tra qualche mese renderà tutto meravigliosamente più bello. E io non vedo l'ora di tenerlo, lo, la, misto. Con me. Sappi che zia ti ama già tanto. Sì. E non vede l'ora di abbracciarti. Tanti auguri, ragazzi. Bravi. Signor Palladino Gianmarco, intende prendere in moglie la qui presente pompiere Claudia? Sì. Lei, signora pompiere Claudia, intende prendere il marito il qui presente Palladino Gianmarco? Sì. Dichiaro in nome della legge che siete uniti in matrimonio. Io Claudia prendo te Gianmarco come mio sposo e prometto di amarti per tutta la vita. Sei la mia donna, la forza delle onde del mare, cogli i miei sogni, i miei segreti, molto di più. Spero che un giorno l'amore che ci ha accompagnato diventi casa, la mia famiglia diventi... La mia famiglia si completa. Ho un marito unico, un figlio stupendo e tra poco arriverà anche... The way.
memories. That is all I'm taking with me. So goodbye. Please don't cry. We both know I'm not what you need. I'll have to pack my things.